Ciao ragazzi, allora se voi siete di quelli convinti che se parte l'allarme dell'antifurto i ladri scappano, oppure che non entrino addirittura perché vedono i cartelli della videosorveglianza, tutti questi miei filmati sui cani da guardia non vi servono nulla, ma non vi servono nulla nemmeno se voi vi piace giocare di fantasia, immaginate che il vostro tontolone, i vostri tontoloni che avete a casa, solo perché voi li amate, molti scrivono che se uno ama il cane, poi il cane ama anche il padrone e quindi lo difende dai ladri, quindi i vostri tontoloni in caso di necessità potrebbero reagire per salvarvi la vita. Addirittura l'altro ieri mi ha scritto una signora dove mi ha detto che due trovatelli di piccola taglia, lei li stava accarezzando, erano in braccio a loro, le è entrato un ladro incappucciato in casa. Improvvisamente i trovatelli si sono avventati al ladro, le tiravano i pantaloni e l'hanno motivato a scappare. È ovvio che a volte, magari aver mangiato tanto alla sera, una cattiva digestione può portare, come dire, a fare dei sogni che per certe persone diventano realtà. La stessa cosa, specialmente adesso che fa freddo, se uno fa frequente consumo di alcol, poi magari va su Facebook e scrive delle cose che, come dire, soddisfano molto l'immaginazione di chi vuole sentire queste tesi. Ma io che mi occupo di sicurezza abitativa anticrimine per tanti anni, insomma, questi miracoli io non l'ho mai visti. Invece bisogna avere cani molto predisposti e oltre ad essere cani molto predisposti, allevarli in un certo modo, conoscere un po' di segreti, eccetera, eccetera. Allora, se voi invece siete persone ragionevoli che avete deciso di migliorare la sicurezza della vostra casa, investire sia tempo che denaro dentro uno o più soggetti da protezione familiare, quelli che io chiamo anti-intrusione, è necessario capire che investire soldi e nello stesso tempo tempo è anche, come si dice, aspettative piuttosto che illusioni. Né un cucciolo molto giovane, solo perché vi è piaciuto, perché magari in quel momento piaceva il bambino, piaceva la figlia, vi ha fatto tenerezza, era proprio il colore che volevate, vi ha guardato con gli occhi languidi. Ecco, portare a casa un cane di questo genere, magari di 2 mesi, voi partite subito con un soggetto che prima di tutto non vi serve a nulla perché è troppo piccolo, ma poi voi riuscite a rovinarlo molto facilmente, ma non solo, voi non ne usufruirete, non gioverete niente del vostro investimento. Se invece voi mi ascoltate, il cane lo prendete sempre almeno di 5-6 mesi. A volte possono, in certe situazioni, possono anche andare bene di 4, però solo in certe situazioni. O addirittura andate su cuccioloni come questo che vedete, che magari sono già vicino a un anno, voi utilizzate già proprio l'esperienza di questo cane che si è fatto, ad esempio, qui, guardate, in questo momento, ad esempio, sta già segnalando. Sta già proteggendo, siccome io sono qui, il territorio, voi riuscite a, come dire, beneficiare di tutta l'esperienza che si è fatta in questo cane. Non c'è problema per l'inserimento, perché un cane di un anno equivale un po' a un bambino, come voi adottaste un bambino di 7-8 anni, essendo un cane di grossa mole, diciamo questi cani che non sono appunto cani di piccola taglia, anche solo 6-7 anni. Quindi invece di adottare un neonato è come voi adottaste un bambino di quell'età che ha già, come dire, tutta una serie di, come si dice, istinti, attributi dovuti a questi anni di vita che ha percorso, ma nello stesso tempo lo gestite e gliela raccontate un po' come volete. Col cucciolone è la stessa cosa. Quindi un grande vantaggio per poter, come dire, mettere già da subito la vostra casa al sicuro, perché non so se avete visto cosa è successo a Strasburgo, no? Questo ha di nuovo fatto un attentato e è in fuga. Bene, supponiamo che questo adesso cerchi riparo all'interno di una casa e magari se ne voglia approfittare di una famiglia per farsi assistere. Ecco, se deve scegliere fra entrare in un giardino che ha solo l'allarme o la videosorveglianza e magari due cuccioletti piccoli,
magari vede che c'è un cane di un anno che gira, anche solo che gli abbaia, non è che un cane fa molte cose, ma vi dà già questo aiuto, questa deterrenza, sicuramente sceglierà l'altro posto. Quindi voi dovete imparare a ragionare che, visto che spendete dei soldi, investirete del tempo, ci metterete dell'impegno, è meglio che vediate subito i risultati. Un cucciolone almeno di 6 mesi, quando lo portate a casa, ma non è che dovete sperare e aspettare, e tutte le giustificazioni sono buone per dirvi poi che avete sbagliato. Voi. Il cucciolo, i primi giorni, il cucciolone deve funzionare subito, poi semmai, quando voi lo vedete che funziona da subito, potrete andare a ricercare dove avete fatto degli errori, ma riusciamo poi a recuperare, diciamo, tutti gli effetti negativi che avete fatto sul cane. Invece il cuccioletto che vi piace, che magari addirittura ve lo infiocchettano, lo portate a casa, può essere di qualsiasi razza, anche delle più famigerate, ma le probabilità che la guardia non ve la farà mai esistono, e spesso in certe situazioni sono anche molto elevate. Ok, vi ringrazio molto di avermi ascoltato, vi do l'appuntamento per domani, perché vi dirò il secondo motivo perché il cucciolone vi permette di utilizzare meglio il cane per la guardia, per la sicurezza, e vi auguro una buona giornata. Ciao ragazzi, a presto.